ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team, nella fattispecie alle notifiche del lunedì che non ho fatto in tempo a registrare purtroppo ieri causa lavoro. Ne approfitto, oggi sono le 6:30 del mattino più o meno in questo momento quando sto registrando, perdonate il ritardo ma meglio tardi che mai. Prima che mi dimentichi, saluto Alessio Montemurro che me l'ha chiesto giusto ieri. Andiamo adesso con le notifiche. Siamo subito dalla prima bella notizia: la Nankatsu SC finalmente ha vinto una partita. È circa da 2 o 3 settimane che sono tornate le notifiche della partita della Nankatsu. Credo che avessero fatto tipo la pausa estiva o qualcosa del genere. Fatto sta che comunque ad ogni vittoria della Nankatsu ci regalano 5 Dream Ball che noi accettiamo di buon cuore e teniamo da parte per le feste di fine mese o eventuali banner che stanno per arrivare. Annunciato inoltre un nuovo torneo online, nuovo di trinca verrebbe da dire, la coppa di tipo agilità. Finalmente abbiamo delle coppe per delle squadre di colori specifici. È già da un po' di tempo in realtà che la community chiede coppe di questo tipo, non tanto quelle italiane, devo dire la verità, ma all'estero era già da un po' che se ne parlava. La club ha deciso di accontentarci. Durata della coppa una settimana giusta, perché vedo dal 26 luglio al 2 agosto ci saranno ricompense di livello in base alla nostra classifica finale, poi una ricompensa per il numero delle vittorie, ricompense per il numero dei gol segnati. Interessanti i regolamenti della coppa di questa coppa di tipo agilità. Vabbè, innanzitutto ci saranno squadre solo di tipo agilità e fino a qui direi che siamo tutti d'accordo, anche senza leggere dei regolamenti ci si arrivava un po' per intuito. A livello delle tecniche speciali: basso, S5 a 30, B30, C20, dovrebbero essere le stesse più o meno della vecchia Coppa Europea, se non ricordo male. Abilità di squadra non attive, abilità latenti attive. Avrei tolto anche queste, però vabbè, pace. Bonus dei club non attivi, sono consentite solo le posizioni dei giocatori ottimali. Formazioni ex non attivo, è possibile solo utilizzare giocatori di tipo agilità, ok. Numero prestabilito di partite 40. Può tenere anche l'onorificenza emblema come ricompensa di livello. Hai tempo finito la coppa per potenziare la tua squadra. Tre incognite su questa coppa. Prima, numero prestabilito di partite 40. Non si capisce se si giocheranno al massimo 40 partite o se se ne dovranno giocare almeno 40. Io credo che sia al massimo 40, perché se devo giocare almeno 40 partite in una settimana, ragazzi, io mi sparo, non riuscirò mai a giocare 40 partite in una settimana. Seconda incognita: questo emblema ricompensa di livello non si capisce se sarà solo per le partite professional, per le professional o per quelle in modalità automatica, che non mi ricordo mai come si chiama perché non la gioco mai, eccetera eccetera. Terzo dubbio: io non vedo level cap alle squadre. E quindi, messa giù così, mi farebbe intuire che ci sono discrete possibilità di iniziare ad incontrare in questa coppa squadre mostruose da livello superiore a 900.000 punti, come quelle che stiamo vedendo, per dire, nella Coppa Ortega, dove tra l'altro là hanno settato il livello massimo a 900.000, perché alcune squadre lo supererebbero anche di svariate migliaia di punti. E non c'è neanche un limite minimo, quindi teoricamente possono partecipare veramente tutti quelli che hanno una formazione mono azzurra. Ci sarà da sbizzarrirsi, ma ci sarà anche un pochettino da farsela sotto da questo punto di vista. Concludiamo con l'estrazione a scelta latina, che è disponibile praticamente da ieri. Vabbè, era già stata ampiamente spoilerata da venerdì. Sappiamo che non sarà l'unica estrazione disponibile questa settimana, dovrebbero essercene almeno 2 o 3. Non a caso questa estrazione è iniziata ieri e finisce domani, quindi si alterneranno almeno 2 o 3 estrazioni nell'arco di questa settimana. I giocatori in rate up sono Diaz, Espadas, Salinas, Pascal, Alberto e Galvan. Cosa ci faccia Espadas qua in mezzo? Giusto perché c'è il fascino latino, l'hanno messo, perché in realtà lui non prende assolutamente bonus dai sudamericani, però in compenso dà bonus a tutti i giocatori stranieri. È un'estrazione, ragazzi, a mio modo di vedere, altamente sconsigliata. Mancano
7-8 giorni al Dream Fest. Non sappiamo ancora se sarà un Dream Fest normale, se sarà un Super Dream Fest come quello di luglio dell'anno scorso. Non si sa ancora veramente nulla. Non ci sono giocatori nuovi, sono tutti giocatori che si possono trovare in qualunque altra estrazione classica, da qui a fino a quando la club vorrà tenerli dentro. Si possono trovare anche nei vari ticket SS+, SSR, R+, se avete particolarmente fortuna. Insomma, non vedo un particolare motivo per andare a spendere Dream Ball in questo bannerino in questo momento. Magari in altri momenti, per chi volesse costruirsi una squadra sudamericana, ci si potrebbe anche pensare. In questo momento sinceramente non vedo validi motivi. Già da venerdì è iniziata a circolare un leak in merito a un eventuale ritorno dei giocatori tedeschi World Cup 2018, i cosiddetti samurai tedeschi, come li chiamavo io al tempo. La notizia l'ha fatta traperare il sito tsubasa.im, quindi la diamo abbastanza per affidabile, dato che loro fanno data mining all'interno appunto del database del gioco, e quindi se hanno trovato qualcosa, diciamo che qualcosa vorrà pur dire, ce l'hanno detto, ci sarà. Loro parlano di un eventuale, se non ho capito male, giocatore di tipo agilità, tra le altre cose, che potrebbe avere l'hidden ability, cioè un'abilità latente, potrebbe essere introdotta questa abilità latente in questo giocatore già esistente. Giocatori azzurri dei Samurai 2018 ai quali si possono inserire abilità latenti, a me vengono in mente solo Schneider e Kals, però non è detto che siano loro due, magari io dico azzurri, ma magari potrebbe essere chiunque degli altri quattro in realtà, perché se non ricordo male a Muller l'abilità latente l'hanno già messa, quindi direi che Muller possiamo toglierlo dall'equazione. Ripeto, ammesso che si riferiscano a quello, tutto lascerebbe intuire, ripeto, ad un eventuale ritorno dei giocatori World Cup 2018 tedeschi, cosa che io tra l'altro mi auguro, perché intanto là non ci ho mai pullato, quindi magari potrebbe essere una valida soluzione per pullarci la prima volta. E perché se rimettono i tedeschi 2018, questo potrebbe voler dire che rimetteranno anche gli altri giocatori europei e sudamericani 2018, e chissà, magari anche i giapponesi 2018, fra i quali c'è Aoi, che come avete visto nei video delle partite, anche della Coppa Ortega, ma sicuramente come ve ne sarete anche accorti giocando la Dream Championship, ancora domina in lungo e in largo in questo gioco. Ripeto, comunque sono speculazioni, sono supposizioni, notifiche certe da parte della club al momento in cui io sto registrando, 6:53 in questo minuto, ancora non ne sono uscite, quindi prendete tutto con le pinze, si va un pochettino di fantasia. Ok ragazzi, dovrei aver detto tutto, le notifiche erano queste. Chiedo ancora scusa per il ritardo del video rispetto alle mie consuete tempistiche. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Pace e belli, alla prossima.